Eccoci arrivati al momento dedicato ad una parentesi importante, perché da qualche tempo a questa parte sapete che spesso ci colleghiamo con alcuni personaggi emergenti del mondo MySpace. Quello che sto per presentarvi è un vero personaggio, intanto perché lei è molto brava, è stata una delle mie prime scoperte sul MySpace, devo dire una delle prime persone che ho notato perché è brava, e poi tra l'altro proprio in questi giorni è arrivata alle 60.000 visite sul suo space, che è un numero veramente esagerato. Voglio dare il buongiorno a Valentina Musino. Pronto? Ciao. Vale, buongiorno. Ciao capo. Come ciao. Stai? Bene, tu? Bene, tutto a posto, tutto sì. A posto. Senti Vale, allora io partirei proprio da questo. Intanto credo che una delle soddisfazioni più belle sia quella che il tuo space sia diventato veramente un punto centrale, è in assoluto uno dei più frequentati, visitatissimo. Sì, è una cosa che mi fa piacere davvero, sì. Sì, ecco, infatti io tra l'altro voglio dire, a beneficio di tutti coloro che non lo sapessero, che Valentina la trovate nella mia top friend, e quindi basta da lì accedere direttamente al suo space, anche perché è opportuno sapere tutte le cose che hai fatto, perché tu già un po' di cose le hai fatte, tu hai cominciato tu hai cominciato quando avevi 5 anni, se non sbaglio. Sì. Ecco, ho fatto 5 anni appunto lo Zecchino d'Oro, il mio primo, diciamo, primo debutto. Esatto. Sì. Poi tra l'altro da lì sono partite tante cose, perché poi hai studiato musica in modo molto serio, approfondito. Prima, se non sbaglio, hai studiato pianoforte, poi hai studiato canto. Sì, ho preso lezioni da praticamente l'età di 3 anni e mezzo con un maestro privato. Sì. E l'ho fatto per 10 anni. Ah, ecco, perfetto. Sì. Senti, ma si nasce con questo tipo di passione dentro? Come allora, funziona? Io ci sono nata perché, avendo una famiglia comunque che faceva questo, sì, non potevo non amare la musica fin da piccola, diciamo. Certo. Sì. I miei comunque suonano, cantano, hanno sempre fatto serate in giro, quindi mi portavano con loro fin da piccolissima proprio. Ecco, quindi una vera figlia d'arte, sul vero senso della parola, una vera figlia d'arte. E tra l'altro tu hai delle influenze molto importanti in quello che sono le tue canzoni, influenze sia della musica black vera e propria, sì, che di tante artiste, da Elisa a Giorgia. Qual è quella che senti più dentro? Allora, se vogliamo parlare del panorama straniero, sì, musicale, direi Alicia Keys, sì, Lauryn Hill, queste cantanti, sì, diciamo, sì, nere. Sì. Italiane, amo moltissimo Elisa, sì, e Giorgia, la grande Nina. Queste cantanti, quelle che hanno la voce, quella vera, ecco. Sì, quella vera, sì, sì. Per intenderci, tra l'altro uniche, sì, ecco, esatto, tra l'altro proprio con una canzone di Elisa, Dancing, tu hai partecipato anche ad una tappa del di giro Italia. Di Radio Italia, esatto, sì, esatto, quindi Elisa tra l'altro insomma ti ha portato fortuna. E poi sì, volevo arrivare alla tua collaborazione con una persona che è un nostro amico, cioè Ezio Citelli, che sì, è un musicista, un cantautore palermitano, che ha composto per te dei brani inediti. Com'è nata questa collaborazione con Ezio? Allora, ci siamo conosciuti praticamente quasi 3 anni fa, sì, in un forum musicale. Sì. Mi ha sentito, mi ha contattata, mi ha detto appunto che lui era un autore, e se mi interessava comunque appunto collaborare con lui. Uh-huh. E da lì è iniziata la collaborazione e tutto. Ho capito. Tra l'altro con Ezio avete anche cantato qualche cosa insieme, perché sì, sì, lui mi sembra che ti coccoli veramente tanto, cioè proprio si prende cura di te. Anche troppo. Si prende cura di te in un modo molto, molto, sì, attento, molto particolare. Sì, sì. E
e d'altronde, sì, insomma, è anche giusto, perché tu tra l'altro sei molto giovane, sì, e quindi, sì, è importante aiutarti a non fare dei passi sbagliati, perché, sì, è come se fosse una figura paterna, diciamo, a livello nella musica. Certo, e quindi questa è una bella cosa, anche perché insomma io ho avuto modo di capire proprio questo vostro rapporto professionale, che è molto intenso, molto importante. Sì. E tra l'altro io credo che tra qualche istante potremo scambiare due parole anche con Ezio, salutarlo, perché mi sembra giusto, insomma, dal momento che voi lavorate così tanto insieme, insomma, mm-hmm, credo che. Ma c'è una c'è un momento di svolta fra tutte le cose che hai fatto, un momento di svolta che hai ritenuto il più importante di tutti, Valentina? Sì, la collaborazione appunto con Ezio. Con Ezio. Sì, sì. Bene, come direbbe Raffaella Carrà, dopo 20 anni dall'Argentina, Ezio è qui!